Thank you.
iniziate a prendere. Facciamoci sentire tutti insieme. Thank you.
insieme. Sì.
insieme con forza. Amen. Prima di cominciare la celebrazione, il parroco Don Claudio, a nome di tutti quanti noi, ecco, mette la corona del rosario sulle mani della Madonna come segno di affidamento di questa comunità e anche come segno di preghiera per tutti quanti noi. La corona che Don Claudio porrà sulle mani della Vergine è una corona donata da Giovanni Paolo II, da San Giovanni Paolo II, quando la Vergine Maria arrivò in Italia, l'immagine pellegrina della Madonna arrivò in Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo questa sera, in questo splendido scenario naturale, l'Eucaristia sotto lo sguardo di Maria Santissima, che apparve a Fatima nel lontano 1917 per invitare il mondo, ancora oggi diviso da lotte e da discordie, alla pace. Con un cuore davvero penitente, vogliamo accoglierla nella nostra vita, nella nostra comunità. Sono grato a tutti quanti voi così numerosi questa sera, alla bella comunità di Flumeri, al carissimo parroco Don Claudio, a tutti i cari sacerdoti della nostra diocesi presenti questa sera, ai religiosi, alle religiose, ai sindaci, al signor sindaco di Flumeri, agli altri sindaci, direi, del comprensorio. Non li nomino tutti per evitare qualche errore, e tutte le stimate autorità civili e militari, così sempre presenti ed affettuosi verso la nostra chiesa particolare di Ariano e Lacedonia, e tutti quanti voi che questa sera come figli di Dio volete riconoscere in Maria una madre accogliente, benedicente e soprattutto una testimone di come vivere ancora oggi la bellezza dell'incontro con Gesù. E con questo cuore davvero penitente, che vuole sentire i palpiti del cuore del Cristo che respira con i palpiti del cuore di Maria, chiediamo a Lui, che è la sorgente della nostra grazia e della redenzione, il perdono, la misericordia per i nostri peccati. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti benediciamo, ti adoriamo.
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della fraterna carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Quando il Signore largherà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo,
è chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, caro parroco, carissimo sindaco di Flumeri, carissimi fratelli sacerdoti, diaconi, cari sindaci, stimate autorità civili e militari, voglio però nominarle perché sono delle persone davvero speciali che seguono sempre da vicino la nostra, ogni evento della nostra comunità ecclesiale. La comandante, la signora commissario, il comandante della compagnia dei carabinieri, il tenente della guardia di finanza e il comandante della stazione di Ariano. Credo di non aver dimenticato nessuno. E un pensiero anche a tutte queste persone che questa sera hanno ancora di più ravvivato con la loro preghiera questo cammino processionale che abbiamo fatto tutti insieme dallo stadio dove abbiamo accolto la Vergine Maria di Fatima in questo bellissimo scenario, in questo colpo d'occhio che restituisce uno sguardo davvero ricco non solo di poesia ma di una fede radicata nella cultura delle nostre comunità e che deve sempre di più ritornare utile per far crescere il senso di comunità del quale tutti quanti noi abbiamo una grande nostalgia. Saluto anche i fratelli e le sorelle della congrega di San Rocco, abbiamo celebrato qualche giorno fa la festa insieme del Santo Patrone. Un pensiero caro e affettuoso anche agli amici insieme con Don Michele di questo bel coro della Baronia. Insomma, è tutto un momento di festa e di gioia per la nostra chiesa particolare di Ariano Irpino Lacedonia. Ed è un bel momento di chiesa perché siamo venuti questa sera insieme per ascoltare quello che la Vergine Maria suggerisce con la sua presenza, una presenza che ricorda un fatto lontano nel tempo, un'apparizione occorsa nel lontano 1917 in un territorio periferico d'Europa, il Portogallo,
in cova di Ria a tre pastorelli. Questa sera questi tre bambini ci hanno rinverdito quell'evento che ha benedetto in un momento difficile e tragico la nostra Europa, e possiamo dire che deve continuare a benedire la nostra Europa in momenti difficili in cui sperimentiamo l'assurda violenza perpetrata bestemmiando, possiamo dire, il santo nome di Dio. Ebbene, nel lontano 1917, nel pieno di un conflitto mondiale che il Papa Benedetto XV definì inutile strage, oggi celebriamo anche la memoria di San Pio X, un Papa che ha voluto ancora di più l'evangelizzazione, ha voluto ancora di più diffondere una formazione cristiana che dobbiamo rinverdire, come è nel programma pastorale non solo della nostra Chiesa, che si appresta a celebrare dal 31 al 2 settembre il suo convegno pastorale, ma nel ministero del nostro amato Papa Francesco, la gioia del Vangelo, perché chi conosce Gesù non può vivere in modo triste, non può essere angosciato nonostante le difficoltà, abbiamo detto, e le tante sofferenze che si affacciano nella nostra vita. Ebbene, San Giovanni Paolo II, che ha avuto come programma di vita proprio questa devozione profonda alla Vergine Maria, ci restituisce il senso di questo legame che dobbiamo questa sera rinverdire con lei, la madre del Signore, la madre nostra, colei che appare a Fatima per riprendere i capisaldi del Vangelo di sempre, un Vangelo che annuncia la pace, un Vangelo che prospetta per il mondo inquieto la necessità di riconnettersi, non in modo, possiamo dire, mediatico o attraverso gli strumenti della comunicazione così veloci, così rapidi, ma che creano una distanza relazionale, ma di connettersi sempre con Gesù, ascoltando la sua parola, vivendo un rapporto sincero, profondo, d'amore con lui. Questa sera quindi siamo qui fraternamente uniti, proveniente da comunità diverse, anche la presenza di autorità civili di alcuni comuni della nostra diocesi stanno ad indicare questa necessità di ritrovare una linea comune non solo per lo sviluppo, per la crescita e anche per il futuro delle nuove generazioni, che sta a cuore e deve stare sempre di più a cuore a ciascuno di noi, ma per dire che dobbiamo volgere il nostro sguardo in questa direzione, e sappiamo bene, abbiamo la chiarezza qual è la direzione verso la quale dobbiamo rivolgere il nostro sguardo. Dobbiamo rivolgere il nostro sguardo a Maria, questa Vergine, questa promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe, che si trova a vivere un'esperienza insolita, straordinaria, che in un certo modo la spaventa e l'attrae. La spaventa perché, come una ragazza giovane, ha un progetto d'amore per il suo futuro. Vuole realizzare un progetto, quello della famiglia, come tante giovani della nostra comunità, e sappiamo bene quante difficoltà e quanta scarsa tutela anche a livello legislativo dobbiamo chiarire riguardo la tutela di questo santo e importante istituto voluto dal Creatore ed elevato a dignità di sacramento da nostro Signore Gesù Cristo, che è la famiglia. Spaventata ma anche ben disposta ad accogliere e ad affidare la sua giovinezza nelle mani di Dio per questo progetto straordinario di diventare la madre del nostro Salvatore, del nostro Redentore. Quindi questa sera, con lo stesso entusiasmo di Maria, dobbiamo affidarci al Signore. E dobbiamo affidarci a Maria perché con il suo amore di madre ci mostra che il Signore è accogliente nei nostri riconfronti. Allora questo tempo nel quale la Vergine di Fatima sosterrà in questo luogo, nelle nostre comunità, è un tempo favorevole per meditare la parola di Dio e per frequentare la vita cristiana, anche celebrando questo sacramento del perdono, il sacramento della
riconciliazione e della penitenza. E questo ci indica che dobbiamo sempre, malgrado le differenze anche naturali che si prospettano nelle nostre relazioni, opinioni diverse, punti di vista diversi, dobbiamo sempre accoglierci, perché il nostro linguaggio è il linguaggio del Vangelo, il linguaggio di Gesù. Dobbiamo quindi muovere i nostri passi non in modo affrettato, ma in modo, direi, meditato e soprattutto vissuto con lo spirito di Maria, che è uno spirito di vergine orante, di una preghiera non fatta di tante parole, ma di ascolto e di meditazione di quello che il Signore ci suggerisce nella verità al nostro cuore, di imbatterci, di avventurarci un vero e proprio itinerario vocazionale che ci fa comprendere come dobbiamo conoscere e chi sia davvero Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore per noi. La Vergine Maria, in questo momento che noi riviviamo ripensando all'esperienza di Fatima, è apparsa a tre umili pastorelli, è apparsa a tre bambini, a questi bambini sprovveduti che vivevano, abbiamo detto, in un contesto sociale irrilevante, marginale, erano quasi dei poveracci, per dirci che il Signore ha un'attenzione prioritaria verso i piccoli e verso i poveri, verso gli ultimi, quelli che Papa Francesco chiama gli scartati della storia. E anche noi, come i tre pastorelli, dobbiamo disporci ad avere sì un cuore penitente, ma ad essere umili e semplici, consapevoli che la necessaria, indispensabile, possiamo dire, del presenza nella nostra vita della Vergine Maria, Madre del Signore, diventa utile perché possiamo attraverso di lei giungere al cuore del Figlio suo. Allora questa sera possiamo riprendere una bella frase del Beato Newman che dice: cor ad cor loquitur, il nostro cuore parla al cuore di Maria, e il cuore di Maria è il luogo dove, sotto il cuore di Maria, si è formato nel tratto umano il nostro Salvatore. Chi più di una madre conosce il proprio figlio? Chi più di una madre può accompagnarci amorevolmente, come San Giovanni Paolo II diceva nell'anno mariano del lontano 1987, comprendere che la figura di Maria agisce con una mediazione materna. E la riscoperta anche questa sera, consentitemelo di dire, del genio femminile, della necessità di valorizzare appieno all'interno della comunità cristiana, all'interno della comunità quindi ecclesiale, sociale, all'interno della famiglia, delle nostre relazioni, il ruolo straordinario della donna e della madre, di riappropriarci della bellezza, dell'esperienza materna che riguarda la vita di ciascuno di noi. Una madre, con la sua vicinanza, con il suo amore, ci svela questa sera ancora una volta quanto il Signore sia misericordioso nei nostri riguardi. E la misericordia non è compassione così benevola, significa il Signore mette il nostro cuore, la nostra vita, il suo cuore, la sua vita proprio accanto a noi, non ci viene mai meno, non ci respinge mai, è accogliente e paterno nei riguardi di ciascuno di noi. Quindi la nostra fede, la nostra devozione a Maria non è legata ad un culto esteriore, ad un culto così solo celebrativo, ma esige una vera e propria conversione, un cambiamento, una metanoia, come direbbe il termine greco, cioè una inversione del nostro modo di osservare e di scrutare la storia, di spostare il nostro orizzonte, il nostro sguardo verso l'altro, riconoscere nell'altro non solo chi può essere d'inciampo e di difficoltà al nostro cammino, ma un fratello da comprendere, da conoscere ed amare. Dobbiamo, insomma, nella conversione adottare la stessa strategia di Maria, che è la strategia di Gesù: muovere i nostri passi
i passi della nostra esistenza verso Dio. E quindi la pace non è una condizione esteriore, non è solo un'attesa così di un futuro futuribile, ma significa adoperarci nella concretezza delle nostre scelte, piccole e grandi. Pensiamo alle relazioni comunitarie, sociali, ecclesiali, familiari, insomma, tutte quelle lavorative, relazionali, muovere passi per costruire davvero nel dialogo un futuro che possa dare speranza e possa costruire nelle nostre comunità davvero un clima nel quale ci sentiamo tutti quanti noi fratelli. E quindi la Vergine Maria questa sera ci aiuta e ci incoraggia a superare tutti quelli che sono gli ostacoli che si frappongono sempre, attenzione, nel nostro itinerario di fede, i dubbi, le difficoltà, le contraddizioni, dubbi che riguardano anche i nostri rapporti comunitari e sociali. Lei che con il suo sì, che è un sì a Dio, un sì alla vita, un sì a ciascuno di noi, ci indica che la strada che Gesù traccia per noi è una strada che ci porta alla salvezza. Allora la Vergine Maria, apparendo a Fatima, non solo chiede penitenza e conversione, ma chiede soprattutto un'attenzione maggiore a quello che Gesù suggerisce, lo suggerisce nel Vangelo, quando dirà proprio lei, forzando dolcemente la madre del la mano del figlio, fate quello che egli vi dirà. Così questa sera ci ripete, nella bellezza di questa immagine che viene proprio da questo luogo dove è apparsa nel lontano, abbiamo detto, 1917, parla al nostro cuore. Diceva San Giovanni Paolo II, sin dal tempo in cui Gesù, morendo sulla croce, ricorderete, disse a Giovanni, ecco la tua madre, sin da quel momento in cui il discepolo la prese in casa sua, siamo ai piedi della croce, il mistero della maternità di Maria ha avuto il suo adempimento nella nostra storia, nella storia di ciascuno di noi, con un'apertura che riguarda tutti, senza escludere nessuno. Ebbene, la Madonna, apparendo a Fatima, si è mostrata, abbiamo detto, madre premurosa, che abbraccia il mondo. Questa sera abbraccia ciascuno di noi, abbraccia le nostre inquietudini, le nostre sofferenze, le nostre malattie, i nostri dubbi. Abbraccia i giovani, soprattutto nelle difficoltà di trovare futuro e lavoro. Abbraccia le persone anziane che vivono a volte nella solitudine delle loro case. Abbraccia le famiglie che vivono difficoltà tra marito e moglie e figli. Abbraccia tutti uno per uno. E alla luce di questo mistero, che è un dono della maternità divina di Maria, dobbiamo noi accogliere ancora, dobbiamo rinnovare l'impegno ad accogliere quello che lei chiede. Certo, il messaggio di Fatima è austero, a volte è duro, perché parla con chiarezza, parla al nostro cuore, non usa mezza misure la Vergine Maria, come una madre sì dolce, amorevole, ma forte, come ogni nostra mamma quando ci educa bene alla vita. A Fatima si è mostrata, abbiamo detto, una madre autorevole, e ai veggenti ha lasciato un messaggio puntuale per la Chiesa, per il mondo e quindi per ciascuno di noi. Se noi siamo devoti della Madonna, se noi siamo devoti della Madonna di Fatima, dobbiamo ritenere che quello che ha detto lo ha detto personalmente a me e a ciascuno di voi. Carissimi fratelli e sorelle, cerchiamo quindi di comprendere in quale misura anche noi vogliamo impegnarci e siamo impegnati, come questo tratto processionale ci ha richiesto, ad un cammino di estroversione, uscire fuori di noi, andare verso gli altri, andare verso Gesù. Questo è il cammino della conversione, un cammino incessante che non ha mai termine. Il mondo di oggi è inquieto, l'abbiamo detto, ma la nostra vita fatta da inquietudini, da difficoltà, da gioie, da dolori,
deve essere un cammino che va verso gli altri, che ama i fratelli, abbiamo detto poc'anzi. Oggi, questa sera, siamo qui, in questo luogo così bello, ma siamo spiritualmente, ognuno di noi, a Fatima. Siamo in Cova di Ria, dove è apparsa la Madonna. E facciamo sì che la Madonna, ancora una volta, appaia nella verità della nostra vita, possa accogliere il nostro desiderio di cambiare, possa sentire in noi certo povertà, bisogni e necessità, ma possa accoglierci desiderosi di essere anche noi nel nostro piccolo, per quello che riusciamo ad essere, evangelizzatori e cooperatori della salvezza operata al caro prezzo del sangue del Figlio suo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli, invochiamo Dio nostro Padre, che ha fatto di Maria Vergine il sostegno e la difesa della fede del popolo cristiano. Per sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede. Preghiamo insieme, diciamo: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore. Tu sei la nostra forza, ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, la tua Chiesa, sempre insidiata del mistero d'iniquità, e fa che, affidandosi umilmente a Maria, sperimenti ogni giorno la tua presenza di luce. Preghiamo. Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore. Veglia, o Padre, sul nostro Papa Francesco, sul nostro Vescovo Sergio, su tutti i pastori della Chiesa, e fa che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conferma, o Padre, nella sequela di Cristo le anime a te consacrate, e fa che, guardando a Maria, sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione generosa e lieta. Preghiamo. Tu sei la nostra speranza, ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo, per noi qui riuniti, fa che impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla sua parola, per sperimentare in ogni circostanza della vita i prodigi del tuo amore. Preghiamo. Tu sei la nostra speranza, ascoltaci, Signore. Guarda con bontà, Signore, questa tua famiglia, fa che, celebrando con fede viva i divini misteri e imitazione della Beata Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità, incrollabile nella speranza, per Cristo nostro Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grazie.
fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome del Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il nostro e per tutta la Santa Chiesa. Accoglio, Signore, il nostro sacrificio di espiazione di lode, nel devoto ricordo di Maria Regina della Pace, e concedi alla tua Chiesa i doni dell'unità e della concordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato in Maria, Vergine e Madre, e lei l'umile ancella che, accogliendo l'annunzio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo virginale Gesù il Cristo, Signore nostro, e la Madre piena di fede che stette intrepida presso la croce, dove il Figlio, per la nostra salvezza, pacificò nel suo sangue il cielo e la terra, e la vera discepola di Cristo, Principe della pace, che insieme con gli apostoli attese in preghiera il Consolatore da te promesso, lo Spirito di unità e di pace, di gioia e di amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Yeah.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Sergio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, Nostra Signora di Fatima, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Rocco, San Nicola, Beati Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non degno di partecipare alla potenza, ma Dio ascoltando la parola e io sarò salvato. Per ricevere la Santa Comunione ci saranno quattro ministri che distribuiranno il corpo del Signore. Un ministro sarà al centro, ai piedi del palco, un altro andrà dopo la telecamera, sempre qui nel corridoio centrale, un altro ministro alla mia destra, nella fila qui dopo l'ultimo sindaco, e poi un altro ministro sarà qua nella piazzetta, ancora alla mia destra.
Accomodatevi giusto un minuto, non più di tanto, perché capisco l'orario e anche la stanchezza, ma è doveroso ringraziare Dio, ringraziare Maria, ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo, ringraziare voi tutti qui presenti. È un momento molto importante, non solo per la nostra comunità, come ci ricordava Sua Eccellenza nell'omelia, è un momento importante per tutta la diocesi e per tutti i fedeli che sosterranno in questi giorni davanti a Maria, con Maria e per Maria. In questo centenario non poteva non mancare la presenza di Fatima in mezzo a noi, per rafforzare la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità in quel Dio che ha dato grazie a Maria il suo figlio e che Maria vuole portarci tutti al suo figlio. E allora, a nome dell'intera diocesi Eccellenza, dell'intera comunità parrocchiale, ecco, vorrà far dono a Maria di questa rosa che ho voluto come segno, ecco, di obbedienza, di ascolto e direi anche di umiltà nel servizio. E se il coro gentilmente, mentre Sua Eccellenza depone ai piedi della Madonna questa meravigliosa rosa, facciamo il canto il 13 maggio. Maria! Tutti insieme. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Prima della preghiera di affidamento a Maria, volevo ringraziare tutti quanti voi, particolarmente il carissimo Don Claudio e tutti i collaboratori della comunità di Flumere, insieme con tutti i sacerdoti, coloro che hanno reso possibile questo momento di preghiera, a tutta la comunità di Flumere, alla città, quindi al sindaco, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento di fede, di aggregazione e di socialità. In questo ringraziamento si fa preghiera, perché nell'atto di affidamento noi affidiamo le nostre persone, le nostre attese, le nostre speranze a Maria, e vorrei insieme con voi affidare tutta la nostra chiesa particolare di Ariano Lacedonia alla Madonna, soprattutto i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi, le nostre famiglie, i giovani, gli ammalati, le persone che vivono in difficoltà, i poveri, e pregando in modo particolare la Vergine Maria che doni abbondanti e sante vocazioni alla vita familiare, sacerdotale e religiosa. E proprio a lei questa sera vogliamo mettere nelle sue mani tutte queste nostre intenzione di preghiera. Allora insieme rinnoviamo davvero dal profondo del cuore, con gratitudine a tutti quanti voi che a diverso
in diverse modalità avete collaborato a questo intenso momento di fede, di spiritualità che durerà alcuni giorni nella comunità di Flumeri, ma che coinvolge tutti quanti noi. Volevo insieme con voi rivolgere questa preghiera di affidamento alla Madonna, perché faccia fiorire nel nostro cuore il desiderio di costruire la pace. Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostiene e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino di santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Diamo grazie a Dio. E viva Maria, viva la Madonna. Viva. Il volto suo bello.